campo 2 di fronte alla Cipicchia 2015 contro il Camping Pineta del girone Olanda. I maceratesi ricoprono la seconda posizione con 31 punti, 3 vittorie consecutive, mentre i portori canatesi arancioneri sono noni in serie positiva da 4 giornate. Molte defezioni e assenze da parte da ambo le squadre. Avete visto il tiro di Galassi al secondo minuto, cerca di ripartire la Cipicchia, ma viene chiuso dalla buona difesa. Capitano Ricetti di Fazzì che imposta per Galassi, contropiede sulla sinistra, dove Fazzì fuori. È davvero accelerato la Pineta, ancora Galassi dalla distanza, Cucciarini che si oppone in tutte le maniere, bravissimo il portiere maceratese, anche in questo caso da calcio di punizione ancora di Galassi. Tenta di reagire in qualche maniera, la Cipicchia lo fa con Baiocco dalla sinistra, nessun problema per Marini. Rimposta ancora alla squadra di Macerata, sulla sinistra con Buongarzone, Marini in uscita interviene. Camera, abbiamo visto anche il tentativo dalla distanza di Galeassi, venne al settimo. Tante le prodezze di Cocciarini, veramente nel primo tempo soprattutto ha salvato il salvabile. Sa qualcosa Galassi, che con il numero uno ha praticamente instaurato una sorta di battaglia personale, come in questo caso bellissima la risposta del portiere su una vera e propria bomba del numero 12 arancio-nero. I bluneri si affidano al proprio capitano con un excursus sulla sinistra ben controllato da Marini. Verso il 19esimo si riaffaccia ancora la Cipicchia con Ceresoli dalla destra che non trova la diagonale recente. Subito dopo dalla sinistra ci prova ancora Buongarzone, cerca di uscire, ma palla al piede, rischiando non poco, per fortuna Cocciarini ci mette una pezza. Poi siamo nei minuti finali del primo tempo, il primo tiro libero di Galassi, parato ottimamente dal solito Cocciarini, poi Fazzì becca la traversa e poi proprio sullo scadere Capitan Ricetti finalmente realizza, portando sull'1-0 gli arancioni neri. La ripresa vede la Cipicchia più alto, Vissani con Cozzi effettivamente sono più alti a interdire, calcio di punizione al primo, Borgazzone riesce a trovare l'unico pertugio offerto dalla barriera avversaria per il pareggio. La Cipicchia offre il fianco ai contropiedi avversari e siamo 16esimo quando Galeassi sfrutta al meglio un traversone dalla destra di Fazzì. Il Camping La Pineta cerca di chiudere la partita, dalla destra prova il diagonale Galassi, velocissimamente Cocciarini rimette in gioco i propri, imposta sulla destra per Bollini che dà al Vissani, tenta anche egli la diagonale fuori. Cipicchia ci prova per vie centrali, questa volta è Baiocco a far intervenire Marini a terra. Siamo verso il 19esimo quando la Cipicchia forza ma viene intercettato per il contropiede e poi la grandissima parata di Cocciarini sul destro di Galassi che va a complimentarsi col numero uno avversario, bellissimo veramente l'intervento estremo maceratese che si ripete subito dopo su Mazzieri da fuori. Al 21esimo piccolo sbarione del Camping La Pineta, Capitan Buongarzone non ne approfitta, siamo al 21esimo quando Ceresuoli impegna Marini all'intervento, bellamente eseguito dal numero uno del Camping che si ripete su un tentativo dalla distanza di Micozzi. Siamo nei minuti finali, Marini cerca Mazzieri, mette palla a terra, punta l'uomo, lo fa fuori, esce Cocciarini che rimedia. Micozzi cerca di ripartire, Galassi copre, c'è il fallo che regala il tiro libero proprio sullo scadere. 33esima realizzazione per il capitano della Cipicchia, termina 2-2 questo incontro tra il Camping Pineta e la Cipicchia.